Ramona Ricò, oggi grande protagonista contro Caserta, è stato già un big match anticipato, possiamo dirlo a ragion veduta dopo aver visto questo 3-2. Sì, come ti avevo detto prima, già insomma la seconda partita di campionato contro una bellissima squadra, è stata una partita bella sia emotivamente che tatticamente. Cosa ha fatto la differenza secondo te? Probabilmente la nostra voglia di vincere. Io penso che comunque la nostra squadra sia una squadra piena di doti, quindi il gruppo è bello, potenzialmente siamo una buona squadra e se siamo convinte su di noi stesse possiamo andare avanti tranquillamente. Oggi ha riuscito tantissimi palloni, è stata una sfida a distanza con la Perkan, però lei nel finale è calata mentre tu nel tie break hai fatto la differenza. Probabilmente abbia fatto il contrario, lei ha iniziato bene, io ho iniziato un pochettino più insomma tranquilla. E, sai, non è facile quando le cose si mettono comunque male, io dico sempre che bisogna avere un grandissimo carattere. Lei è una giocatrice fortissima, io la seguivo, la seguo ancora tuttora perché da lei c'è da imparare tanto e comunque abbiamo detto benissimo che è il perno di questa squadra, quindi se va lei è difficile da tenere, se lei ha un calo ovviamente secondo me anche la squadra va un po' giù. E avete sofferto abbastanza in ricezione e poi con l'ingresso di Francesca Micheletto avete trovato forse qualche equilibrio in più oggi? Guarda, ne parlavamo prima con le mie compagne, loro al servizio hanno veramente tirato forte, non si sono spaventate di niente, secondo me hanno fatto del loro servizio il loro punto di forza stasera e ci hanno messo in difficoltà. E va bene, capita, cioè adesso bisogna pensare alla prossima partita per quanto riguarda Maria perché era un attimino giù, però può capitare, capita a tutti, siamo una squadra, ci dobbiamo aiutare. Francesca è una giovane promettente, per me ha grandissime doti, è stata bravissima e sono contenta veramente per lei. Adesso quindi potete guardare al futuro con soddisfazione, con entusiasmo, visto che sono due punti molto pesanti questi. Sì, due punti molto importanti e pensiamo partita per partita e poi vedremo, si vedrà.